Quindi, raga, se arriviamo a 5.000 like, raga, non solo vi porto quei due video, ma vi riporto, raga, ve lo giuro, vi porto Joey su YouTube, figa. Cos? Non stavo registrando. Cos? Aiut! Buongiornissimo, che ore sono? Le 7.20. Still single. Proprio oggi dicevo, porca puttana, quanto vorrei dare una sick clip. Dai, dai, grande. Una nuova clip per il nuovo episodio che si farà sì o no 30 like. Let's go. Comunque, raga, è tutto il giorno che incontro Snauzi di Okami. È ovunque sto... Guardalo, è fortissimo. Raga. No, cioè, lui è fortissimo. È ovunque, figa, guardalo. Lui lo sa che sono lì. Figa. Guardalo. Ma perché devo fare l'intro? Contento che vorrei ammazzarmi. Oh, immaginate, raga, è uscito il sole. Sono qua dalle 2 di notte io. Bella la vista, poi guarda, come fai a non essere depresso con una vista di merda così? Comunque, raga, in questo video volevo informarvi di alcune cose. Etichetta che ti grida. Come scusa? Raga, nel video di oggi, come leggete nel titolo, si parla di Zoppo Galletto. Cos? Perché parlerò di Zoppo Galletto? Perché praticamente da oggi cominceranno i video del Games Week. Passato un mese da quando è finito il Games Week, però, raga, così dal nulla oggi il Giumbone ha deciso di fare i video del Games Week. Allora, faccio una premessa. I video che andrete a vedere. Diciamo che non sono tanto family friendly. Abbiamo fatto dei video al Games Week, no? In questo video, raga, voglio spiegarvi brevemente quello che è successo al Games Week. Nulla di che. In pratica noi siamo stati al Games Week 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. E venerdì io ero in after. Non mi sono mai sentito così distrutto in vita mia. Tanto che una volta tornati dal Games Week, senza neanche mangiare, senza neanche toccare cibo, prendo e vado a letto. Nella nostra stanza d'albergo, che eravamo in 4, c'era, sapete, l'odore degli spogliatoi maschili, figa. Nonostante questo, appunto, io verso le 6, 6 e mezza, sono tornato in albergo, mi sono sdraiato e appena ho toccato il cuscino, raga, avete presente quella sensazione, mamma mia, che sto provando anche adesso, che vorrei tanto andare a letto e dormire? Dovete dormire. Proprio io in questo momento, raga, sto tremando. In questo momento il mio corpo mi sta dicendo: stai per svenire, puta, vai a letto. Odio. La sensazione è comunque era quella di doversi addormentare il prima possibile. Mi sentivo il bello addormentato nel bosco. Però il bosco, raga, era il petto di Brat, che d'ora in poi chiamerò il forestino. Voi avete i peli sulle tettine? Brat è il classico abitante della Val Brembana, Dio caro. Vabbè, comunque mi sono appoggiato appena al cuscino e sono morto. Era la sensazione più bella della mia vita. Dopo sognare tua madre che ti fa una sega, link in descrizione. Però i figli di puttana bastardi, ovvero gli altri ragazzi che comunque dormivano non nella nostra stessa stanza, ma comunque in hotel, non hanno deciso di svegliarmi. Tu non mi devi svegliare. Figa, mi ricordo quella volta che avevo fatto una settimana a Lizzano in Belvedere con i miei compagni di basket e questo mio amico mi sveglia facendomi lo strizzacapezzoli. Dio caro, non me lo scorderò mai. È bellissimo vedere che ricordi positivi non ne ho più, ma ricordi negativi sono tutti qua. Forse perché ci sono solo quelli. E quindi quei simpaticoni che dormivano con noi in hotel mi hanno svegliato e mi hanno detto che saremmo dovuti andare a mangiare fuori. Dato che tutti gli altri erano straconvinti ad andare a mangiare fuori, mi sono detto: vabbè, dai, Jumbo, ce la puoi fare, sei forte, alzati e vai con loro. Non so dirvi se è stata una scelta giusta o sbagliata, perché alla fine ci siamo divertiti effettivamente. Non so voi, ma io quando sono in after, raga, rido come se fossi ubriaco. Se tu mi dici una qualsiasi stronzata, io rido. Poi vabbè, tremo, ve l'ho già detto. E l'ultima cosa importante ai fini di questo video: io quando sono in after ho dei picchi di energia incredibile. Tipo adesso, no, che sto facendo il video, come vedete sono abbastanza carico. Ho dei momenti, raga, in cui ho un'energia assurda. Oh mio Dio, raga, sto per svenire. E invece ho dei momenti in cui, vi giuro, raga, cioè mi viene da svenire. Cioè se mi date una superficie inclinata almeno di 20 gradi, io mi addormento in questo momento. Ho dei momenti in cui sono carico e dei momenti in cui sono scarichissimo, no? Ed è quello che è successo quella sera, in pratica. Perché noi siamo usciti e questo è il primo video che farò del Games Week e potrebbe essere anche l'ultimo. Ma perché anche l'ultimo, raga? Perché come dicevo all'inizio del video, ciò che abbiamo fatto non è molto family friendly, diciamo. Diciamo che abbiamo parlato con un po' di leggerezza di cose come stuprare bambine, omosessualità, il nazismo. Tipo che se carico quei video, ciao ciao canale di Giuge. Perché voi lo sapete, raga, che io sono ironico, no? Nel senso che alla fine scherzo su tutto. Mi sono anche segato su una ragazza morta e non sto scherzando. Però un conto è segarsi su una ragazza morta, un conto è voler che una ragazza muoia affinché tu possa segare. È un po' complicato. Quindi, raga, io quei video non so se caricarli. Però vi giuro, raga, se arriva
arriviamo a 5000 like, ve lo giuro, figa, vi carico i due video che vorrei soltanto farvi sentire un esempio. Quindi te lo faresti buttare ancora da un ergumero che è proprio maschio? Al finocchio. Noi siamo uomini e vediamo la scala. Vai a scala. Però raga, vi giuro che se arriviamo a 5000 like quei video li vedrete. Purtroppo raga, in quei video non c'è Joe, perché Joe è venuto da noi soltanto sabato sera, la sera dopo. Quindi raga, se arriviamo a 5000 like, raga, non solo vi porto quei due video, ma vi riporto, raga, ve lo giuro, vi porto Joe su YouTube, figa. Lo leggo a una sedia, gli faccio registrare le top 5. Tipo tortura di Arancia Meccanica, gli metto le top 5 davanti agli occhi e finché non le commentano non lo lascio andare. E adesso invece vi spiego di che cosa tratta questo video, perché si chiama Zoppo Galletto. In pratica la prima sera, dopo che tipo mi hanno portato fuori a mangiare al KFC, ero sulle sedie unte del KFC, morto, finché non mi dicono: dai Jumbo, è ora di andare. Mi sono alzato, raga, ho trovato un'energia. Saranno state le costolette di pollo, sarà stata la Coca-Cola, sarà stato quello strato di grasso che trovavi sul tavolino. Però raga, vi giuro che ho trovato un'energia incredibile in quel momento. E io e Dax, dal nulla, figa, ci siamo messi a fare le paraolimpiadi. Cosa? Sono due motivi per cui non dormo mai, raga. Uno, perché sono depresso e vabbè. E due, perché mi vengono delle idee malate la notte quando non dormo. E insomma, ci siamo messi a fare le paraolimpiadi. Ma la gara principale, raga, è stata quella di Zoppo Galletto. Io penso di aver raggiunto il nirvana. Oltretutto con quattro ragazze, anche abbastanza fighe, che ci guardavano e tipo facevano il tifo mentre io e Dax facciamo la gara di Zoppo Galletto. E se ho il video, raga, ve lo metto, perché è qualcosa di malato. Elementari mi chiamano lo zoppo. E il bello è che tutti si sono girati verso di me, tutti, finché addirittura un ragazzino si avvicina e mi fa: ma tu sei quello della Blue Whale? Mi hai riconosciuto per la Blue Whale? Ciao. Il nirvana. La vita merita di essere vissuta a volte. Poche volte, ma merita.